La nostra società non lo fa, non si lamenta, ieri l'ha fatto Allegri, però c'è il messaggio di qualcuno che dice no, noi siamo la Juve, lo stile Juve, ste sceneggiate, noi non ci dobbiamo lamentare. Ragazzi, però mettiamoci d'accordo, ci dobbiamo mettere d'accordo, come dico sempre, se noi vogliamo fare quelli che sono diversi da tutti gli altri e che per storia, tradizione e piemontesità non si lamentano di nulla, poi... non ci dobbiamo però lamentare il giorno dopo e l'arbitro non ci ha dato il rigore, guarda gli episodi, e dobbiamo stare sempre zitti, altrimenti dobbiamo tra virgolette pretendere di essere difesi mediaticamente da qualcuno, siccome non lo fa nessuno. In questo caso l'ha fatto l'allenatore, che ha fatto sì una sceneggiata a fine partita, ma che voleva dire al mondo in mondovisione davanti alle telecamere: basta, quando è troppo è troppo. Ma ragazzi, ma noi abbiamo vinto la Coppa Italia 1-0, ma se non avessimo vinto questa Coppa Italia, cioè, ma vi rendete conto degli episodi che ci sono stati? Ma non dico uno, mezzo, non dico neanche uno, mezzo e mezzo, un mezzo a favore della Juve, niente, ma anche i falli a centrocampo, tutto a favore dell'Atalanta. Sfortunato signor Maresca, sì, molto sfortunato, non l'ha aiutato il varista, no, non l'ha aiutato, però di fatto noi ci stiamo concentrando di più sulla sceneggiata finale di Allegri invece che incentrare il fuoco dell'opinione, del pensiero, dove il problema è. La Juventus chiude quest'annata con 0 interventi del VAR a favore, 0. Io credo che non succeda in nessun campionato del mondo. Cosa vi devo dire? Saremo molto sfortunati. Voi invece siete fortunati, perché su Radio Bianconera potete dire la vostra. Io vi prometto che leggo il più possibile, dopo lascio in eredità a Camillo e a tutta la giornata di Radio Bianconera, perché siete migliaia, così come da ora in poi, all'inizio di ogni blocco, vi rinfresco un attimo la rassegna stramba, perché questo è il nostro programma. E cosa dicono i giornali della nostra Juventus? Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba della vittoria in Coppa Italia del 16 maggio 2024, come hanno preso i giornali la grande Juve? Com'è il racconto di questa mattina? Vediamolo! Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Juve pazza gioia, lo sfogo e la festa. Allegri si spoglia in campo, espulso. Vlahovic scatenato. È il 15° trofeo per i bianconeri. Allegri show, attacca l'arbitro e viene espulso. Il mio futuro decide il club, dice lui. Addio vicino, c'è Motta, sì, l'abbiamo capito. Ma non ce ne frega assolutamente niente. Oggi dobbiamo godere. Vediamo il rompipallone che è simpatico quest'oggi. I giocatori della Juve ringraziano Albano. Dopo aver sentito i suoi acuti, le urla di Allegri ci sono sembrate musica, per sempre musica. Brivido Inter, cosa ci fa in prima pagina nel giorno della nostra vittoria? Corsa contro il tempo per restituire il prestito. Il fondo Oaktree fa muro. Che scintille con Pimco! Questo succede quando non hai a disposizione soldi tuoi, ma devi andare a cercare i prestiti da altri con tanto di interessi mostruosi. Poi dopo però, quando J-Identità Bianconera ha fatto l'esposto, avete sorriso un po' tutti, però mi sa che la situazione da evidenziare, da approfondire, è quantomeno di un dubbio. Ma poteva iscriversi al campionato? Max, missione compiuta, ma non può bastare. E chi se ne rifrega? Vediamo la Moviola, che è più interessante. Moviola della Gazzetta dello Sport, con tutto quello che è capitato nella finale di Coppa Italia, tutto contro la Juve. Arbitro Maresca, 5, 4 doveva prendere. Manca un rigore. Ian colpisce basso Vlahovic, ginocchiata, mentre spinge l'attaccante in area, spinta netta. Oh, se ne è accorta pure la Gazzetta. Sbagliato anche dal VAR, non dare il rigore. Ho capito, ma non c'è solo questo, ci sono un'altra serie di episodi. Ecco perché gli dai 5, metti anche gli altri. E soprattutto dove c'è il rigore, scrivimi che ci vuole anche il secondo giallo, che era espulsione. Al 54° minuto la Juve sarebbe stata 1-0 avanti, possibilità di segnare il rigore, e in 11 contro 10 Atalanta distrutta, fine della Coppa Italia. Per il non fallo di UEA, che non era mai fallo, ma avete scritto che siccome Allegri l'ha cambiato, aveva certificato
aveva certificato una sanzione. Qua ammettimi che Gasperini, che ha cambiato Ien, lo ha certificato, se ti ricordi bene. Andiamo su Tutto Sport. Goduria Juve con Super Vlahovic, battuta l'Atalanta e l'arbitro Maresca. Riecco la Coppa Italia, 15esima, 3 anni dopo. Decide al quarto minuto il gran gol del serbo, che poi si vede negare un rigore solare. Dove lo sentivo sempre? Dove lo vedevo scritto questo termine? Solare. E il 2-0 per un fuorigioco assurdo. Hanno preso, non ci hanno fatto vedere per 2 minuti il replay. Poi hanno preso, quale immagine, quale frame? Un pizzichettino vicino al ginocchio dove c'è la carne rosa, e l'hanno ingrandito per dire: vedi che quel pizzichettino lì al di là. Assurdo. Un'espulsione, una sceneggiata epocale e un bel abbraccio finale però con Gasperini. Poi Allegri chiude portato in trionfo, urlando: dove Rocchi? Poi l'ha trovato Rocchi e ci ha parlato. Ma non c'era mica lo spogliatoio crepato? Lo spogliatoio contro il tecnico, i giocatori che giocano contro l'allenatore? Com'è che tutti i giocatori l'hanno portato in trionfo, che Cambiasso sorrideva e sembrava dirgli: bravo mister, gliel'hai dette 4. Se è addio, dice Tutto Sport, è davvero bellissimo. 7,5 il voto al tecnico. Gode il popolo juventino, prendete e godetene tutti oggi bianconeri. Non i gufacci, perché ieri avevamo anche i gufacci interni. DV9, 9 in pagella per Vlahovic, Juve ad alto godimento, ne voglio ancora, dice Dujan. Così, Dujan gobbo vero, Dujan il gobbo da oggi, perché i gol si pesano e questo è un gol pesante che ti porta al tuo primo trofeo con la maglia della Juve. È giusto che tu ne voglia degli altri. Definiti intanto gli incroci della Supercoppa, sarà Juve-Milan in Arabia a gennaio 2025, abbiamo 5 competizioni l'anno prossimo, ricordiamocelo. Allegri, gelido con Giuntoli, lo snobba secondo Tutto Sport. Ora il mercato però, il DT deve alzare il livello della rosa con budget limitato, in bocca al lupo direi. Vediamo il Corriere dello Sport, l'Allegrata, trionfa Max, la Juve alza la Coppa Italia. Dujan gela Gasperini al quarto minuto, il VAR annulla il 2-0 del serbo, palo di Lokman e traversa di Miretti, finale elettrico, espulso il tecnico bianconero che lancia la giacca e urla: vergogna, dov'è Rocchi? Cambiaso top, 7,5 e non solo per l'assist millimetrico che consegna nel piedone di Dujan il gobbo, perché da oggi è Dujan il gobbo quando segni e porti un trofeo. Andiamo rapidissimi sui politici, attenzione, la legge della Juve, più forte dei pronostici, doma l'Atalanta favorita difendendo il gol di Vlahovic, Maresca 5, Allegri quel fuoco amico sottile e pericoloso adesso può anche dire e dare subito l'addio. Ma mi avete già esonerato, chiede Allegri. Il club è libero di cambiare. Max, vittoria con furia, attacca Giuntoli. Durante i festeggiamenti con un gesto è sembrato allontanare il capo dell'area tecnica, ma lui dice: rispetto molto la società e gli uomini.